Questa commissione è stata convocata per parlare del possibile rinizio dei centri estivi e della scuola materna, perché anche se ancora non si sa se sarà possibile ricominciare, il comune si sta già muovendo in tal senso. E per questo è stata invitata l'assessore Ivana Palomba, appunto per elencarci quelle che sono le cose che sta facendo in questo momento il comune in attesa di una ripartenza. Ivana, lascio a te la parola. Buonasera e grazie per aver trovato comunque un po' di tempo per capire, insomma, per essere messi un po' a corrente di quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando tanto, come sapete, è stato un periodo assolutamente devastante sotto tutti i punti di vista e chi ha subito anche un grandissimo shock sono stati senza dubbio i nostri ragazzi da tutte le fasce d'età, da appunto sia gli 0-6 che sono i nostri ragazzi dei nostri servizi educativi, che poi chiaramente alla fascia 6-14 e poi anche a crescere. È proprio verso di loro che stiamo cercando di fare un buon lavoro per, non sappiamo ancora quando, non sappiamo ancora in che modalità, chiaramente per quanto riguarda il livello sanitario, ma stiamo provando a portarci avanti per ideare e immaginare un come, per avere comunque già un tessuto pronto al quale applicare semplicemente le direttive sia regionali che chiaramente quelle nazionali e poi a quel punto renderle poi subito efficaci nel più breve tempo possibile. Partiamo diciamo dalla fascia degli 0-6 che chiaramente ha subito uno stop e ovviamente era quello più impreparato a gestire una situazione a distanza. Forse tutta la parte della scolastica era impreparata, ma sicuramente nella fase degli 0-6, dove il contatto, anche la partecipazione attiva tra le educatrici e le varie. Ok, scusate, mi devo muovere lo schermo, mi sono un attimino deconcentrata. Quindi tra la parte delle educatrici e tutti i vari bambini è sicuramente fondamentale, è una parte pedagogica necessaria. Quindi abbiamo dovuto reinventare completamente il nostro sistema per cercare di trovare qualunque mezzo possibile per mantenere un link con le famiglie, per mantenere anche un contatto con i nostri bambini. La prima settimana è ovvio che siamo stati un attimino solamente interessati nel backstage, cioè siamo un po' spariti dalle famiglie perché abbiamo cercato di capire cosa poter fare, quali misure mettere in atto perché ci ha completamente preso alla sprovvista e c'è stato un ottimo lavoro fatto dietro dalla nostra coordinatrice, tutti i nostri servizi e anche tutte le educatrici che chiaramente si sono messe a disposizione per cercare di dare il più possibile una risposta ai bambini e a non scomparire. Ci siamo interrogati a lungo su quali potessero essere le modalità più corrette e ho subito una lezione diretta, un collegamento tramite Skype, tramite qualsiasi altra piattaforma per non gravare troppo sulle famiglie, perché chiaramente ci siamo posti anche il problema di dover essere un qualcosa che alleggerisse il lavoro familiare e non che lo aggravasse. Quindi ci siamo immaginati queste famiglie chiaramente assorte nello smart working o comunque sia anche intraprese con la didattica a distanza di altri fratelli e sorelle che potessero avere. Quindi chiaramente non volevamo dare degli appuntamenti per mettere ulteriori step della giornata fissi e quindi non gravare sull'economia e su tutti quegli eventi che le famiglie hanno dovuto un attimino rivedere e rimettersi e ritrovare al proprio interno, come tutti noi abbiamo dovuto fare. Quindi abbiamo subito attivato dei piccoli link o dei piccoli stimoli che potessero essere le educatrici che leggevano le storie a cui i nostri bambini erano perfezionati o dare piccoli suggerimenti di lavoretti e fare diciamo, una banca di documentazione alla quale in ogni momento i bambini, i genitori, perché i bambini sono dipendenti da loro, potessero accedere schianti, lascia stare, tanto ascolta. Scusate, Alessio, credo sia Alessio che ha il microfono attivo. Grazie.
scusa, ma se no c'era il riverbero sotto e se no non riuscivamo ad andare avanti. E quindi abbiamo iniziato subito con questi link, cercando anche di calendarizzare in modo tale da trovare comunque una regolarità, una quotidianità anche in questo, nell'invio, quindi 2 o 3 volte a settimana tutti i servizi educativi inviavano tramite la piattaforma. Daniela, ti sentiamo. Buonasera, eccomi. Buonasera. Non avevo ricevuto l'avviso della riunione, ho guardato anche nella posta elettronica, non ce l'avevo. Va bene. Bene, meno male che abbiamo recuperato allora. Spengo il microfono, sì, tanto grazie. Io più che in casa. Bene. Sì, scusa Ivana, ti interrompo l'ultima volta, così chiedo appunto a tutti i consiglieri di tenere i microfoni spenti e magari volendo anche le telecamere, se questo poi magari crea un po' di confusione. Se poi volete la parola potete scrivere in chat oppure riattivare la webcam. Scusami Ivana. Sì. Questo è, diciamo, quello che abbiamo fatto. Dall'altro, parallelamente, i nostri servizi, i nostri uffici hanno comunque mantenuto e ricreato delle nuove modalità di lavoro anche alle educatrici, creando veramente dei gruppi che già erano esistenti precedentemente, dei gruppi di lavoro che sono 5, nei quali ogni educatrice per ogni servizio appartiene, per andare a chiaramente approfondire e a fare anche una sfruttare questo tempo che chiaramente non prevedeva la lezione frontale nel approfondire e fare chiaramente approfondimento su queste tematiche. Questi gruppi di lavoro erano non solo già stabiliti, ma chiaramente si sono andate ad aggiungere anche tutta una parte di ricerca per questa, chiamiamola, didattica a distanza, che chiaramente non può essere intesa come tale, ma che comunque andasse a cercare altri link e cercasse comunque di mantenere attivo e vivo questo intervento da parte delle educatrici. Questo è fino ad ora. Da settimana scorsa abbiamo attivato per la prima volta anche un sistema, appunto, di videochiamata a piccoli gruppi, in cui le educatrici hanno ripreso un contatto diretto con i bambini. Questo è stato apprezzato moltissimo dalle famiglie, che ora che hanno trovato, diciamo, un loro equilibrio, sono in grado anche di gestire questo ulteriore appuntamento quotidiano o quantomeno settimanale, perché si tratta di 2 o 3 volte a settimana anche questo. E in questa occasione chiaramente i bambini non solo ascoltano e vedono la maestra, l'insegnante, ma possono chiaramente anche interagire con loro, e questo a loro fa molto bene, perché capiamo tutti che questo è stato un bruschissimo interruzione che li ha un po' scioccati e devono un attimino ritrovare un equilibrio interno. Chiaramente tutto questo è vero, è verissimo per la fascia dai 2 ai 6 anni, perché nella fascia 0-2 è molto più difficile, non più che lo scambio, però anche loro stanno lavorando tanto e apprezzano tutto quello che può essere proposto da parte delle insegnanti, tant'è che oggi, stamattina proprio, abbiamo avuto una riunione anche con tutti i rappresentanti delle classi, dei servizi, e ci hanno dato questi feedback che erano positivi. Verso gli 06 chiaramente siamo pronti a ripartire, il lavoro è differente rispetto ai centri estivi, nel senso che lì ancora di più stiamo aspettando solamente le linee guida da parte della regione e da parte del governo, e riprenderemo nelle modalità che ci indicheranno, con i rapporti numerici che ci verranno detti e chiaramente con la sanificazione necessaria di tutti gli ambienti chiusi, cercando di favorire al massimo tutte le attività all'aperto. Per fortuna tutti i nostri servizi hanno veramente dei grandi e begli spazi all'aperto, e quindi da questo punto di vista siamo agevolati assolutamente. Questo più o meno è quello che siamo pronti a fare per la fascia 06. Discorso ben diverso per la fascia di età 6-14 anni. Nei confronti di questa di
di questo settore, diciamo, della nostra popolazione, stiamo cercando di dare, stiamo facendo una cosa, un progetto, diciamo, stiamo provando a buttare le basi per un progetto veramente innovativo, che è quello di garantire, fare, ora siamo un po' alla fase di progettazione, di dare a disposizione tutti gli spazi pubblici, quindi comunali, ma anche privati, penso appunto ad altre associazioni o circoli o parrocchie, che per cercare di accogliere quanti più ragazzi della fascia 6-14 anni possibili sul territorio di Scandicci. Noi stiamo lavorando per poter accoglierli tutti. Vi faccio presente che siamo circa 3.300 ragazzi nella fascia 6-14 anni, quindi facendo un rapido calcolo abbiamo ipotizzato, diciamo, un 80% di partecipazione, perché come sapete purtroppo quest'anno non sarà, verosimilmente pochissime famiglie potranno permettersi vacanze o altro, comunque sia, anche qualora se potessero permettere, è un'offerta che noi vogliamo dare a disposizione a tutti. Quindi si tratta chiaramente di 3.300 bambini suddivisi in gruppi di 8, calcolando, diciamo, un 80% di partecipazione, si tratta circa, così a cazzotto, di 350 gruppi da diluire su tutto il territorio di Scandicci, perché chiaramente poi devi cercare di evitare il più possibile gli assembramenti, quindi è un lavoro immenso quello che stiamo facendo, e per ora si tratta un po' di una, io è il termine che uso più spesso, ma una chiamata alle armi, un po' per capire quali sono le associazioni, perché 350 gruppi vuol dire almeno 350 educatori che si prendono la responsabilità, che hanno già fatto centri estivi, o comunque che sono chiaramente qualificati per poter gestire i nostri ragazzi e per poterli organizzare. E quindi chiaramente ora siamo in questa fase un attimino di ascoltare la cittadinanza e fare un po' un censimento su quelle che sono le possibilità attuali sul nostro territorio. Continuo a dire che tutto questo è un grandissimo progetto che non appena avremo delle linee guida saremo in grado di attuare, perché la nostra idea è quella di creare una grande sinergia tra l'associazionismo, tra i nostri ragazzi, ma soprattutto grandi protagonisti dovranno essere i nostri istituti comprensivi e la scuola, perché come l'anno scorso il bollino di qualità dei centri estivi prevedeva che ogni giorno i nostri ragazzi dovessero fare dovessero destinare parte del loro tempo, della loro giornata nei centri estivi ai compiti estivi. Chiaramente quest'anno non ci sarà magari un libretto che ti dirà da pagina 10 a pagina 11, ma comunque sia ci sarà un momento della giornata che dovrà essere destinata all'educativa. E quindi chiaramente è fondamentale creare un legame anche con o delle linee guida che poi seguiranno le varie associazioni, ma dettate anche dalle scuole. Un po' per ridare, per cercare, chiaramente non sarà paragonabile, per cercare di penare, di riempire quel gap che si è venuto a creare con questo esame, ovviamente. Non si tratta quindi solamente di storia, geografia, italiano, ma si tratta anche proprio di riacquisire quelle competenze trasversali che la scuola dà, perché ci ricordiamo chiaramente che la parte educativa della scuola non è solamente studio e solamente materie, ma è proprio tutto più complesso, e la parte educativa e le competenze trasversali sono fondamentali. Quindi il lavoro attualmente è tanto impegnativo, sono solamente progetti, adesso è solamente un grandissimo lavoro di backstage, però è questa la direzione. Come sapete, abbiamo chiaramente già messo in bilancio, come l'anno scorso, una cifra per poter dare una sovvenzione anche alle famiglie dal punto di vista economico. Sembra che la regione, cioè è sicuro, ma stiamo aspettando veramente di PCM, la regione investirà 2 milioni di euro per centri estivi, che poi dopo ancora non abbiamo capito in che modalità verranno distribuiti poi ai vari comuni. Notizia di ieri sera, penso tutti fossimo davanti alla televisione a sentire Conte che ci ha confermato che il bonus babysitter potrà essere comunque speso anche per i centri estivi. Quindi di azioni in campo, soprattutto dal punto di vista nostro comunale, ce ne sono veramente tantissimi.
questa è un po' l'idea. Poi magari ho dimenticato qualcosa, però magari tramite grazie alle vostre domande riuscirò ad essere più specifica qualora mi fossi persa un attimo o non fossi stata molto esaustiva. Ok, grazie Ivana. Si prenota qualcuno per fare delle domande? Perché non vi vedo tutti io da qui. Allora, magari nel frattempo te le faccio io qualche domanda. Quello che il Comune ha intenzione di dare alle famiglie, si sa già, a prescindere dal globale, quanto verrà a famiglia? Perché l'anno scorso erano 40 euro a settimana per un massimo di 5 settimane. È già stato deciso quest'anno a quanto sarà l'importo e se tutti potranno beneficiarne come l'anno scorso, oppure ci sarà una graduatoria in base all'ISEE o non so, altri criteri? Allora, l'idea è quella di dare un sostegno a tutti, quindi non ci sarà una fascia che beneficerà di questo contributo. Chiaro è, mi dispiace essere ridondante, però è chiaro che finché non capiamo esattamente come potrà essere come potremo beneficiare anche degli altri contributi a livello nazionale e a livello regionale, è difficile anche avere un'idea chiara su come destinare questi soldi. La nostra idea è quella. Sì, allora, la prima domanda era praticamente finita, in considerazione solamente per gli 06. Ma a quanto ho capito, se ho capito bene, del fatto che invece i centri estivi stanno presi in considerazione anche per le fasce di età superiore. Grazie. Allora, parto dall'ultima, ma per una questione di ordine, cioè di freschezza. Allora, sì, confermo che quando parliamo di centri estivi stiamo progettando un'idea di centri estivi dove il Comune possa fare un po' da cabina di regia, ma giusto perché scorso diciamo, abbiamo fatto un po' la cabina di regia, quest'anno la richiesta della nostra partecipazione è maggiore dai 6 ai 14 anni circa. La fascia è della primaria e della andare al primo ciclo. Le linee guida alle nostre educatrici non le abbiamo date per un semplicissimo motivo, che non siamo noi a dover dare linee guida alle educatrici, ma dovrà essere chiaramente l'Istituto Superiore della Sanità che stanno, mi auguro, già affrontando questo argomento e dovrebbe essere proprio materia del DPCM pensato per le famiglie per la fase dell'educativa e della didattica. Quindi noi non faremo altro che attuare e chiaramente noi non possiamo essere più permissivi, anzi, noi è chiaro che cercheremo di fare tutto il necessario per rispettare e garantire chiaramente la tutela della sanitaria delle nostre educatrici, come di tutti gli altri dipendenti del Comune in queste settimane. Quindi noi di linee guida non ne abbiamo parlato. È chiaro che ci poniamo il dubbio di come potrà essere una ripartenza, questo sì senz'altro, ma linee guida noi ancora non le abbiamo chiaramente date. Potrebbe essere sicuramente difficoltoso, nel senso capiamo che se davvero si realizzano le linee guida che vengono dette, cioè di un rapporto 1-3, è chiaro che cambia tutto quanto, però dal nostro punto di vista non faremo altro che attuare quello che ci viene detto a livello nazionale e regionale. Questo voglio essere chiara e rassicurare tutti, perché non è mai stato un comportamento dell'amministrazione comunale quello di assolutamente mettere a rischio i propri dipendenti, quindi non accadrà nemmeno questa volta, come penso al punto comune o penso a tutti gli altri uffici. È chiaro che il servizio 06 non può essere pensato con la didattica a distanza e altro, sono palliativi momentanei ed è assolutamente vero che non si possono tenere i bambini a distanza, ma questo lo so io che non sono certo una virologa e lo sa chiaramente l'Istituto Superiore della Sanità, quindi saranno loro a darci le direttive. Grazie Assessore. Prego. Ok, ha chiesto la parola il consigliere Vari. Sì, buonasera, volevo fare una domanda all'assessore. Le volevo, forse non so se l'ha detto inizialmente, perché un po' la comunicazione andava e veniva, volevo sapere se avevate preso in considerazione di sfruttare le scuole chiuse per le classi chiuse per inserire il numero di bambini che ovviamente in base alla normativa di ci sarà per le distanze e di inserire anche nelle scuole. Ecco, tutto lì. Grazie.
Allora, ritorno su due punti. Il primo è che attualmente le scuole sono chiuse, quindi qualora si potesse rientrare nelle scuole che è previsto dai vari PCM, abbiamo già parlato con le dirigenti scolastiche che si sono assolutamente messe a disposizione per dare la disponibilità di usufruire anche degli spazi scolastici, che sono veramente spazi necessari per riuscire a soddisfare l'esigenza di una corposa platea come potrebbe essere la fascia 6-14 anni, perché come ripeto si tratta di una fascia di età che prende circa 3.300 ragazzi, quindi insomma abbiamo bisogno di tutti gli spazi disponibili e sicuramente abbiamo trovato a questo punto di vista grandissima disponibilità da parte dei dirigenti che si rendono conto dell'eccezionalità del momento e che abbiamo davvero necessità di ridare un po' di futuro, un po' di normalità, un po' di estate ai nostri ragazzi. Per grazie, fare un conto, scusate, vi ripeto un'altra cosa, noi abbiamo chiesto chiaramente istituti comprensivi, parrocchie, circoli, parchi, associazioni private che magari possono essere interessate, possono avere chiaramente spazi adibiti. Stiamo facendo veramente una mappatura di tutto il territorio scandicese. Bene, grazie Assessore. Chiede la parola il consigliere Francioli. Prego, consigliere. Mi sentite adesso? Adesso sì. Perfetto, scusate. Volevo fare una domanda riallacciandomi al discorso che prima aveva affrontato l'assessore sulla didattica a distanza. È più che altro di tipo conoscitivo. Volevo sapere se sono state fatte richieste o segnalazioni al Comune sulla mancanza di dispositivi digitali per mantenere la lezione a distanza, per connettersi, seguire link, eccetera, sia nella fascia di età 0-6, che immagino siano più attenuate se non inesistenti, ma più che altro nella fascia di età superiore fino ai 14 anni. Allora, nella fascia 06 non abbiamo ricevuto richieste, mentre abbiamo avuto, ho mantenuto comunque un contatto diretto con tutte le dirigenti e le loro segreterie per quanto riguarda la fascia 6-14 anni. Abbiamo lì avuto chiaramente diverse richieste, non solo per delle più disparate, dai device alla richiesta di connessione, tutte quante comunque sono state eseguite, diciamo, sono riuscite a essere hanno ricevuto risposta da parte degli istituti comprensivi stessi. Noi abbiamo messo a disposizione la protezione civile e i nostri mezzi per la consegna di questi dispositivi in caso di situazioni sanitarie complicate, quindi o di positività o di quarantena, quindi chiaramente ci siamo messi a disposizione. Tramite gli acquisti messi disponibili da parte del Ministero sono riusciti a sopperire tutte le richieste. Quindi questo è un buon dato, insomma, sul territorio di Scandicci. Chiaramente la richiesta di device è stata vista anche come ancora ci fossero stati chiaramente fratelli o sorelle, perché non tutte le famiglie avevano un dispositivo chiaramente ragazzo e questo è stato necessario. Però tutte quante si sono attivate il prima possibile, nei tempi anche resi possibili dal Ministero, dall'acquisto, anche dallo sblocco dei finanziamenti, e quindi chiaramente sono riusciti, diciamo, a rispondere a tutto attualmente. Grazie mille. Bene, ci sono altre domande? Qualcuno vuole fare qualche intervento? Io vorrei fare una domanda, sono Merigi. Prego, consigliere Merigi. Sì, grazie. Volevo fare una domanda. È stato previsto un programma particolare per ragazzi affetti da disabilità più o meno grave? Sappiamo bene che in questo periodo di Covid le famiglie hanno dovuto sobbarcarsi tutti, a parte economico, ma anche i centri diurni chiusi, e quindi hanno dovuto sobbarcarsi un po' tutto l'onere di provvedere a un qualsiasi tipo di svago per questi ragazzi. È previsto qualcosa di particolare, ripeto, per quanto riguarda la disabilità
più o meno grave, non conosco i numeri, non ricordo i numeri, perché in verità avevo fatto domanda e mi erano stati dati, a essere sincero, non ricordo il numero dei ragazzi, ma è previsto qualcosa di particolare per questa categoria o no? Ok, allora, l'obiettivo chiaramente di tutti i nostri centri estivi, i nostri interventi è quello dell'inclusione, quindi assolutamente abbiamo pensato e stiamo pensando anche a loro, alla fascia più fragile dei nostri ragazzi, tramite chiaramente tutte le varie sostegno possibile e anche coordinandoci con l'SDS e anche con le assistenti sociali. Quindi avremo, come è successo anche l'anno scorso, avremo questa situazione in cui i ragazzi avranno dei loro spazi per tutti i loro spazi possibili per avere a disposizione una normalità di centro estivo, e abbiamo pensato chiaramente anche a loro, come è stato fatto anche l'anno scorso. Anche quest'anno è un nostro chiaramente la nostra priorità, quello di non lasciare indietro nessuno. Sappiamo che questo è stato un momento tragico e forte per le famiglie, diciamo, con figli senza disabilità, a maggior ragione è stato ancora di più, in maniera veramente grave, un colpo anche per quei ragazzi che avevano una quotidianità e quindi gli è stata chiaramente tolta in maniera drastica, senza la possibilità di riadattarsi. Quindi assolutamente sì, stiamo collaborando in tutto e per tutto, e abbiamo sul tavolo anche quell'aspetto lì, che non è certo secondario, ma anzi primario per noi. Quindi c'è un grande lavoro anche dietro con l'assessore Franceschi e la parte dell'SDS, che ora affronteremo chiaramente. Grazie, do la parola al consigliere Carti. E buonasera. Allora, io avrei diverse domande, magari ne faccio una alla volta, così andiamo un pochino. Allora, la prima domanda, mi scusi assessore, ritorno sulle cifre, e non so se lei mi pare ha indicato delle cifre, c'è un qualcosa come 2 milioni di euro per i centri estivi come risorse, potrebbero essere, magari con un punto interrogativo, riferito circa a un 3.300 bambini per la fascia 6-14. No, aspetta, fermo subito questo dato. 2 milioni di euro ci piacerebbe tanto averli, poterli investire in ogni persona. 2 milioni di euro sono i soldi che metterà la Regione Toscana a disposizione per i comuni toscani, quindi sarà chiaramente cifre importanti che potremo chiaramente avere a disposizione, ma non sono solamente per i centri estivi di Scandicci. Quindi, allora, volevo sapere, lei ha una previsione di quanto possano essere questi contributi in linea di massima? Da parte della Regione Toscana abbiamo saputo che sono questi 2 milioni, purtroppo ancora non è uscito questo DPCM e ci dice come verrà suddiviso. Non abbiamo ancora avuto i dati e quindi non abbiamo potuto fare le nostre proporzioni. Sappiamo che andrà a interessare tutti i comuni della Toscana, in più oltre a questi c'è da mettere quelli che abbiamo già messo a budget l'ultima variazione di bilancio, che sono circa 100.000 euro, e chiaramente stiamo facendo i nostri conti per capire se c'è bisogno di mettere più risorse su questo capitolo qua. Questi sono per ora i dati, però purtroppo non vi posso dire quanto arriverà dalla Regione Toscana, perché come capite, finché non si sblocca il DPCM non sappiamo neanche, per ora sono solo indiscrezioni e non sono nemmeno non sono nemmeno affidabili, nel senso non sono veritiere, quindi non preferisco non esprimermi, queste per fare i miei conti dopo. Sì, capisco, la bozza del DPCM appunto è costituita di oltre 420 pagine e ancora mi immagino sarà un momentino da esaminare e sviscerare, poi bisognerà vedere anche la regione che cosa andrà a precisare successivamente, questo sono perfettamente consapevole. Allora io vengo allora ad un'altra domanda che è esattamente questa. Allora, vorrei sapere per cortesia quali sono le location pubbliche di
proprietà comunale che verranno utilizzate? Questa è la domanda. E quali saranno i gestori? Intanto queste due domande, grazie. Allora, chiaramente per quanto riguarda gli spazi comunali, pensiamo prima di tutto alle palestre, alle scuole, chiaramente comunali, che abbiamo chiesto il permesso alle dirigenti scolastiche, però vi ricordo che comunque sono edifici comunali, anche a tutti gli impianti sportivi di ogni sorta, quindi anche loro sono interessati con le dovute chiaramente associazioni che occupano l'impianto sportivo che hanno in gestione. Poi abbiamo pensato anche al Parco dell'Acciaiolo, perché ha chiaramente delle aule che possono essere messe a disposizione. Stiamo pensando questo per quanto riguarda la parte pubblica. Attualmente siamo, rinnovo il discorso, che stiamo facendo un censimento, diciamo, stiamo facendo un po' una mappatura delle possibili aree interessate sul territorio, ma non siamo ancora nemmeno vicini a poter collocare, assegnare o cercare chiaramente di lavorare in collaborazione con le varie associazioni per potervi dire che al Castello dell'Acciaiolo, faccio un esempio, andrà quella tale associazione? Assolutamente no. Per ora stiamo cercando di capire se abbiamo gli spazi abbastanza posti da poter accogliere tutti i ragazzi. Bene, allora grazie. Sì, grazie. Allora la domanda era questa: quali saranno i gestori? Chi saranno quelli che andranno a gestire questi servizi? Ci sono delle cooperative? Altri soggetti, non lo so, ecco, la domanda è questa per ora, grazie. Allora, stiamo chiedendo un po' tutte le associazioni del territorio, chiunque fosse interessato. Per ora abbiamo avuto una risposta sicuramente molto positiva da parte di tutte le associazioni, sia sportive che culturali, del territorio. Prima di tutto abbiamo richiesto la partecipazione da parte di coloro che l'anno scorso hanno gestito in prima persona gli centri estivi, quindi penso appunto alla questione del CT Scandicci, tennis, San Giusto, robot pattinaggio, la piscina dei sogni, eccetera eccetera, perché sono più di una decina. Chiaramente ci siamo resi conto e sappiamo che un po' il rapporto è differente, quindi 1-8, che chiaramente è circa la metà rispetto a quello che era l'anno scorso. Chiaramente poi anche la pressione che secondo noi arriverà, di richieste di domanda da parte dei cittadini, abbiamo cominciato a aprire questa richiesta a tutte le associazioni del territorio per capire chi fosse interessato. C'è qualcuno che ci ha risposto in maniera positiva, ma stiamo continuando oggi, proprio anche mentre ora siamo in diretta, ci sono altri collaboratori che stanno chiamando le varie associazioni per capire chi fosse interessato a partecipare come attore principale, quindi come organizzatore del centro estivo, oppure come associazione che possa andare a cooperare con le altre associazioni, che sia quindi di appoggio, e altre invece che possano magari offrire un intervento spot, quindi visto che quest'anno più o meno tutti ci ricordiamo come è strutturato un centro estivo, che magari c'è l'uscita settimanale, quest'anno chiaramente non sarà possibile andare a usufruire troppo dei trasporti per una questione sanitaria e per altro, quindi magari la nostra idea è quella di chiedere aiuto a altre associazioni che possano portare la loro offerta all'interno, diciamo, del centro estivo, con modalità, diciamo, differenti e ripensate in base alla situazione che stiamo vivendo. Stiamo riscontrando veramente tantissimo entusiasmo e tante associazioni si stanno reinventando proprio per dare una mano, perché è chiaro che quest'anno l'idea è principalmente, lo scopo è quello sociale, di dare una mano alle famiglie, di dare un servizio. Bene, grazie Assessore. Allora io avrei ancora una domanda e poi l'ultima magari me la riservo un pochino più tardi, lasciando un po' di spazio anche agli altri. Okay. L'altra domanda è questa: prima cosa, se ci sono in essere e quali sono gli accordi già stipulati e comunque preesistenti all'emergenza con imprese o cooperative o comunque con soggetti esterni all'amministrazione? Cioè, avevate già qualche contratto con qualcuno? La domanda è questa. Di soggetti esterni, ripeto, cooperative o altre attività, non saprei bene.
magari se ci illustra questo, così sappiamo. L'amministrazione comunale non ha alcuna tipologia di contratto con alcun ente, questo assolutamente no. Come l'anno scorso, chiaramente mettendo parte di finanziamento e parte di rimborso alle famiglie, è chiaro che abbiamo dovuto fare l'anno scorso e faremo anche quest'anno un cappello che possa garantire, e l'anno scorso dando un bollino di garanzia, diciamo, alle varie, tramite bando, alle varie associazioni che hanno partecipato, ma non c'è alcuna tipologia di contratto questo, si tratta semplicemente di fare un po' tirare un po' le fila di quello che può essere, e quest'anno è stata anche una richiesta chiaramente maggiore, capite bene, da parte delle associazioni che si trovano a avere tante domande, tanti dubbi e tanti timori per la questione sanitaria. E quindi è chiaro che a maggior ragione ci siamo posti in prima linea a cercare di rassicurare loro e a essere noi un po' capofila di tutti i loro timori, dare risposte e metterli anche in contatto tra loro, perché mai come questo periodo e quanto ci avrebbe dovuto insegnare, se qualcosa di buono si può dire che possa aver portato questo virus, in teoria doveva portarci la coesione, la collaborazione e anche l'idea proprio di necessità di supporto gli uni agli altri, e quindi questo è quello che stiamo cercando di fare, di mettere in contatto tutte le varie associazioni per farsi conoscere, perché tante sul nostro territorio non si conoscono, e mettere insieme e unire le forze, perché unire le forze è l'unico modo ora come ora per dare un'ottima risposta ai nostri cittadini nel nostro piccolo e a tutti quanti in proporzione, ecco. Grazie. Prego. Bene, allora do la parola a Ilaria Capano. Sì, buonasera, grazie, mi sentite? Perché ho le cuffie. Io non sento voi, però va bene, ci provo. Allora, io volevo fare tre domande, di cui una però è una precisazione. Abbiamo parlato del fatto che ancora non si sa se ci saranno delle graduatorie per i centri estivi 6-14 anni. Io volevo sapere se effettivamente è un servizio che verrà esteso a tutti o ci sarà una graduatoria per l'accesso, magari mediante l'indicatore ISEE. Perché non ho capito, okay, nella prima parte della discussione, non ho capito se effettivamente questa graduatoria in base all'ISEE ci sarà o no. No, io non credo, probabilmente mi sono espressa male. Hai terminato la domanda o c'è un altro pezzo della prima? No, posso andare? No, questo era solo un chiarimento, poi ho altre due domande, okay, però... Benissimo, allora ti rispondo a questa. Non ho mai parlato di graduatoria, credo di non aver mai parlato, se l'ho fatto mi devo essere confusa, perché non, okay, non ci sarà una graduatoria in base all'ISEE, okay, assolutamente. Noi stiamo appunto facendo questo grandissimo sforzo perché stiamo pensando di trovare spazi e forze in grado da poter dare la risposta a tutti i nostri studenti nella fascia 6-14 anni, qualora il 100% dei nostri ragazzi volessero partecipare fare centri estivi, e questo è il grande, okay, sforzo, perché altrimenti potremmo semplicemente contare le associazioni che ci sono, sapere da loro quanti educatori hanno a disposizione, moltiplicarli per 8 e dare quegli spazi possibili. Invece il nostro è un discorso completamente opposto, quindi rovesciamo questo concetto e cerchiamo, okay, di trovare noi tutti gli spazi e tutte le associazioni in modo tale che il 100% della nostra popolazione possa trovare una risposta. Perfetto, grazie. E poi volevo chiedere un'altra cosa, dal momento che appunto parliamo di uno sforzo titanico da parte dell'amministrazione, non soltanto per numero di ragazzi che potrebbero partecipare, ma anche per costi da sostenere, riusciamo a definire più o meno delle tempistiche in cui verrà messo a punto questo progettone, chiamiamolo così, perché mi sembra effettivamente di una portata rilevante, quindi più o meno per capire entro quando possiamo dare una risposta definitiva, tipo dai, da fine maggio il progetto è questo, partiamo a metà giugno. Allora, i tempi ce lo danno un attimino il calendario scolastico e il calendario ministeriale, nel senso che noi stiamo facendo i salti mortali per cercare di avere la cornice, diciamo, massima, un nostro progetto, come dicevo prima, pronto veramente in questione di giorni. Io spero già di avere una sorta di cornice nostra, di linee guida da presentare poi anche alle associazioni, da preparare un po' tutti, già entro fine settimana prossima, forse quella dopo
al massimo, ma è chiaro okay. che i due grandissime tempistiche ce le danno il calendario scolastico, perché dal 10 giugno i ragazzi spariscono dai radar e quindi noi dovremo dare modo di offrire qualcosa ben prima del 10 giugno. L'altro chiaramente grande tempistica ce la dà il DPCM, perché in base alle indicazioni che loro ci danno noi dovremo rimodulare, riformulare e plasmare, diciamo, un attimino quello che è la nostra linea guida che ci stiamo ponendo. Quindi sono questi tre aspetti. Chiaro che il nostro progetto resta nostro, quindi non cercheremo chiaramente di divulgarlo fino a quando non avremo la completezza, per non fare, capite bene che è quello che stiamo subendo forse di più, un bombardamento di informazioni che magari potrebbero anche essere contrastanti, ovviamente dati dall'arrivo dei DPCM vari. Quindi cerchiamo di avere tutto chiaro e darlo una volta unica, ben prima della fine della scuola. Ok, quindi il nostro progetto, comunque, diciamo, in larga parte entro fine maggio il nostro progetto sarà definito, la cornice che l'amministrazione ha posto in essere. L'obiettivo è questo, in modo tale da poter avere okay. decisivi attivi da, passatemi il termine, l'11 di giugno. Okay, perfetto. E poi l'ultimissima cosa, volevo capire se dipende da questi famosi fondi regionali o abbiamo margine di intervento noi per stabilire se il costo dei centri estivi sarà fatto mediante rimborso o intervento diretto alle famiglie. Mi dispiace molto continuare a girarmi dietro i DPCM, però è così, nel senso capiamo quali possono essere queste forme di intervento nazionali okay. e regionali, e poi di conseguenza noi agiamo, perché anche per esempio il sussidio alle famiglie dei 600 euro famosi, qualora fossero confermati, è chiaro che non tutti ne potrebbero agevolare, quindi dobbiamo un attimino capire, facendo un po' di conti alla mano tra costi e fondi che ne troviamo, quale potrebbe essere la soluzione migliore, ma credo che anche questo rientri chiaramente a cornice di fine maggio, cui tutto sarà okay. definito, e soprattutto anche questo, perché questa è chiaramente una parte nevralgica del progetto. Perfetto, grazie. Prego. Se non c'è nessun altro che si prenota, se il consigliere Carti vuole fare anche l'altra domanda. Volentieri, va bene. No, più che una domanda è una riflessione che volevo fare. Volevo riprendere un attimo il discorso della disabilità che aveva toccato il collega consigliere Meriggi. Lodevolissima l'intenzione dell'assessore che ci dice il nostro obiettivo è l'inclusione, quindi ci stiamo organizzando nel migliore dei modi per poter risolvere anche il problema dei ragazzi che hanno una disabilità, e questo io mi trovo perfettamente d'accordo. Però magari io volevo la riflessione su questo: siccome in quarta commissione c'è stato detto che i centri per l'handicap non riaprono in quanto i ragazzi che sono diciamo ospitati o che sarebbero avrebbero dovuto essere ospitati in questi centri hanno dei problemi di vicinato, perché di vicinanza e quindi si possono gestire male, e quindi non riaprono per ora almeno i centri per l'handicap presenti sul territorio. Quindi magari la riflessione mia è questa, che forse sarebbe meglio che l'amministrazione, nelle due persone degli assessori, di lei e dell'assessore Franceschi, magari concertaste una posizione unica, perché queste due posizioni mi sembrano in evidente contrasto fra di loro. Ecco, questo per facilitare un momentino il messaggio che diamo alle famiglie dei ragazzi che hanno un handicap. E il comune chiaramente deve dare un messaggio univoco, concorda con me, assessore? Grazie. Assolutamente, ma infatti le cose a mio avviso non vanno in netto contrasto, purtroppo, nel senso che
i centri diurni per la disabilità hanno una via prescritta chiaramente da parte dell'SDS, da parte delle regioni, poi chiaramente in senso inverso che parte tutto poi dal Ministero. Noi stiamo parlando invece di centri estivi per coloro i quali hanno una disabilità tale chiaramente che gli permette un'inclusione. Sono due binari completamente differenti gli uni dagli altri, che viaggiano parallelamente e secondo me sono assolutamente sullo stesso binario, però, perché sullo stesso treno, diciamo, perché qualora a mio avviso il Ministero riaprirà le scuole, ci permetterà di rientrare negli edifici scolastici, secondo me allo stesso modo sta affrontando il problema degli 0-6 anni, che poi è la stessa problematica, secondo me, con chiaramente i dovuti paragoni, chiaramente con le dovute accortezze, ma è più o meno la stessa problematica dei centri diurni, in quanto in questi, sia negli 0-6 nei centri diurni, non si può rispettare la distanza per motivi differenti ma oggettivi. E quindi secondo me, al momento in cui il governo si sta esprimendo, sta trovando le linee guida per gli 0-6, parallelamente uscirà qualcosa anche per i centri diurni. Quindi secondo me le due cose non sono poi così in contrasto. Chiaro è che il confronto e la collaborazione tra me e l'assessore Franceschi è assolutamente costante e ottima, e quindi stiamo affrontando anche questa problematica, questo discorso. Però ecco, le due cose secondo me non sono assolutamente in contrasto. Bene, la ringrazio. Non ci sono altri interventi? Io, se non ci sono altri interventi, assessore, la libererei anche. Mi sembra che insomma, sì, di carne al fuoco ce ne sia molta. È un bellissimo progetto e speriamo veramente che possiate portarlo in porto. È una bella sfida. Mi sembra che poi anche tutto il tessuto associativo di Scandicci, ma comprese anche le scuole, che non penso che sia una cosa da sottovalutare, che comunque anche i dirigenti scolastici si sono resi disponibili a mettere a disposizione le scuole per far fare comunque sia ancora della didattica, perché non si sta parlando soltanto di centro estivo come parcheggio, tra virgolette, naturalmente, lasciatemi il termine, ma si sta parlando di un centro estivo che include anche didattica. Insomma, non penso sia da sottovalutare. Indubbiamente, Ivana, sai bene che io, facendo parte comunque di una di queste associazioni, da parte delle associazioni c'è un po' di timore, no? Nell'affrontare queste cose, però ecco, sono sfide che alla fine servono anche per crescere, e magari che venga fuori un qualcosa che dalle altre parti d'Italia non si vedano. Si comincia da Scandicci. Sì, diciamo che la nostra idea è quella proprio di creare una comunità educante, perché non è vero, perché troppo spesso pensiamo ai ragazzi come tanti ragazzi in uno solo, no? Cioè il ragazzo studente che ricopre l'orario 8:30, 4:30 del pomeriggio, poi c'è lo stesso individuo che diventa allora atleta e allora prende il pomeriggio, poi diventa figlio, e invece in realtà è sempre il solito ragazzo. Quindi questo è il progetto proprio che mette al centro lo stesso individuo e cerca di creargli intorno a lui una comunità educante, quindi cerca di ribaltare completamente questa visione, perché è così, perché i nostri ragazzi sono sempre gli stessi, la nostra comunità educante è tanta, sono tanti gli attori che rientrano, e quindi dobbiamo parlare noi lo stesso loro linguaggio. Non sono loro che devono adeguarsi ogni volta in ogni settore in cui entrano a un linguaggio differente, e questa è un po' l'idea di questo centro estivo, dove chiaramente questa situazione ha riportato alla luce esattamente questa necessità qui. E quindi questo è un po' il nostro leitmotiv all'interno, ecco.
Bene, io allora assessore la lascio, magari ecco, appena ci saranno poi delle indicazioni precise, se si saprà definitivamente se si parte e quando si parte, se magari ci rincontriamo per parlare di quelle che saranno poi effettivamente le cose che verranno fatte, e ci tiene informati. Appena verranno fuori questi DPCM rielaboreremo insomma il tutto e riplasmeremo il tutto in base a queste norme e assolutamente ci possiamo rincontrare. Va bene, allora io grazie e alla prossima volta. Buona serata. Buona serata. Buonasera. Ciao, buona serata. Buona serata a tutti allora. Arrivederci. Grazie. Grazie allora. Arrivederci a tutti.